Benvenuti nel laboratorio di vita in campagna. Oggi produciamo delle piantine di pomodoro partendo dal seme. Ecco quello che ci serve: terriccio per semina, contenitori alveolari in plastica con alveoli di varie dimensioni. Ovviamente semi di pomodoro che io in precedenza ho messo a bagno con poca acqua e una pinzetta per lavorare agevolmente. I contenitori alveolari possono anche essere usati, ovviamente devono essere ben puliti e sterilizzati con acqua e varechina, una soluzione che prevede 2 litri di varechina per ogni 10 litri di acqua. Riempiamo il contenitore con il terriccio. Riempiti gli alveoli, livelliamo bene il terriccio con le mani e pressiamo leggermente. Con l'aiuto della pinzetta preleviamo i semi e li disponiamo nel terriccio. Bastano 1 o 2 semi per alveolo. Premiamo leggermente i semi al fine di farli affondare poco nel terriccio. Trasferiamo il nostro contenitore in un luogo caldo per agevolare la germinazione dei semi di pomodoro, ricordandoci di bagnare regolarmente. Una volta che le piantine saranno ben sviluppate, si potranno trasferire o in vasi più grandi, se non in pieno campo.